qui a Professione Game Designer abbiamo Marco Fossati, che gioca da 30 anni e scrive dallo stesso periodo di tempo, e solo negli ultimi anni ha iniziato a farlo professionalmente. Io l'ho scoperto di recente grazie al suo exploit sulla DMS Guild, che ci spiegherà tra poco in cosa consiste, ma di fatto è un vero porto di mare per chi intende sviluppare avventure per D&D, la quinta edizione, ma non solo, quindi uno dei giochi più famosi, il gioco di ruolo più famoso al mondo. E lui ha una sua linea di prodotti indipendenti in inglese che chiama Sign of the Dragon, e qui segue la parte autoriale, quindi autore di queste avventure, insieme al designer Marco Bertini, che segue la parte grafica e layout. Collabora con realtà nazionali e internazionali, tra cui anche Mana Project, con cui ha sviluppato, ha contribuito allo sviluppo di Nightfall e Seven Sinners, ed è interessante anche capire un pochettino come, e cercheremo di vedere oggi questa cosa, come funziona la creazione di statistiche, personaggi, avventure, oggetti magici. Non solo, è anche attivissimo nell'ambito del gioco organizzato con l'associazione 20 di Ruolo, che è la coordinatrice nazionale del gioco disorganizzato di Brancalonia, altro titolo famosissimo sviluppato da Acheron Games e che è la sua seconda campagna Kickstarter, la più recente in collaborazione con gli amici di Feudalesimo Libertà. Ecco, e non solo, se il nostro Marco è attivo anche con gli Adventurers di Milano, creatori di Codex Veneto. Partiamo adesso a presentare un attimo alcuni dei lavori che hai fatto, quindi parto subito a condividere lo schermo, magari ci racconti velocemente qualche spunto su questi. Allora, vado, opla, ecco qua, faccio partire le immagini, condivido lo schermo e abbiamo subito, questo è quello con cui ti ho scoperto recentissimo, che è Giacomo Perseller. Aspetta che andiamo a condividerlo in grande. Eccolo qua, sì. Voilà. Parliamo di questo Born to be Kobold. Allora, Born to be Kobold, sorrido perché tu non ci crederai, ma il titolo di questo manuale, piccolissimo manuale perché sono una quindicina di pagine, da $2 voglio dire sulla DMS Guild, venne creato involontariamente da un mio caro amico quando avevamo 15 anni, 14 anni, che stavamo facendo la prima avventura di D&D. Lui cominciò, dovevano entrare in un campo, in una tana di coboldi e via dicendo, personaggi del primo livello, eccetera, quindi un'avventura molto semplice, quella che può farti un ragazzino, perché alla fine eravamo dei ragazzini, e lui cominciò a disegnare un kobold, era molto bravo a disegnare, e sotto si scrisse Born to be Kobold, forse ancora da qualche parte il foglio, eccetera, e quindi quando così ho pensato, ma si potrebbe fare qualcosina sui koboldi, che sono carini, sono alla fine un mostro iconico di D&D, poi sono anche una razza giocante, voglio dire, del gioco, quindi hanno questa duplice versione, e poi tra l'altro cadeva a fagiolo, perché da poco è uscito il manuale sui draghi, no? Di Fitzban, e comunque attualmente nella lore del gioco loro hanno qualcosa dei draghi, hanno qualcosa che li collega ai draghi, poteva aver senso fare un volumetto del genere, e quindi una volta fatto il titolo non poteva che essere Born to be Kobold. Questo titolo a me è piaciuto perché è stato il primo che lo abbiamo affrontato da due parti, ovvero sia da una parte del giocatore, perché ci sono del materiale che serve se fai il giocatore, quindi ci sono delle nuove sottorazze, ci sono dei trinket e via dicendo, ma serve anche per il master, vengono dati dei suggerimenti su delle tattiche, su come utilizzare meglio i koboldi, abbiamo messo una meccanica fatta ad hoc, ovvero far succedere qualcosa quando il koboldo, che è il nemico sfigato, parliamoci chiaro, per eccellenza, voglio dire, di solito non servono nient'altro che essere carne da cannone, per intenderci. In questo caso ti diamo anche la possibilità di dargli delle potenzialità, delle cose in più momentanee e brevi che succedono quando il coboldo fortunosamente colpisce un avversario. Quindi si gasa, o può succedere qualcosa, oppure al contrario, il coboldo si spaventa e scappa, perché oddio, mo mi vengono a picchiare, quindi se ne scappa. E in più abbiamo fatto dei nuovi mostri che abbiamo già
messo nel nuovo layout di StatBlock, cambieranno di StatBlock dei Monster ufficialmente dal 2022 con Monsters of the Multiverse, e quindi noi abbiamo già fatto gli StatBlock utilizzando il nuovo layout, per intenderci, e le nuove regole che vengono utilizzate. Quindi molto semplice. L'ho fatto abbassare adesso perché era interessante vedere come la pubblicazione, il layout, la grafica sia estremamente professionale, no? Perché uno immagina il DMS Guild, adesso magari diciamo due paroline su che cos'è, su come funziona anche, si immagina magari prodotti amatoriali fatti da fan, invece questo sembra proprio estratto da un manuale di quinta edizione fatto e finito. Di questo dobbiamo ringraziare Marco Gattini, il ragazzo con cui assieme facciamo tutti i lavori targati Sign of the Dragon, da 2 anni e poco più ci siamo conosciuti. Tu pensa che i primi lavori che abbiamo fatto non ci siamo mai neanche sentiti al telefono, ci siamo conosciuti sul web, e i primi lavori che abbiamo fatto li abbiamo fatti solo sentendoci via messaggio, quindi Messenger, WhatsApp, eccetera, ma senza aver mai fatto una chiacchierata. Quindi sicuramente c'è molta collaborazione e sintonia tra noi due. La parte grafica, il merito va tutto a lui. Ti dico, infatti, la scintilla che fece nascere la linea Sign of the Dragon fu quando Marco, che aveva scritto una sua avventura alla seconda Alba Nera, che aveva pubblicato sulla DMS Guild, cercava un traduttore in inglese. Scrisse su qualche gruppo sui social, adesso non mi ricordo quale, non mi ricordo perché, gli dissi: guarda, te la faccio io, passo per essere uno che sa discretamente l'inglese, te la faccio io. Mi mandò il PDF dell'italiano e io rimasi colpito. L'avventura, bella avventura, è un'avventura che va benissimo per essere, se inizi, se non vuoi fare tanta fatica, un'avventura che ti porta sui primi livelli il personaggio. Mi colpì tantissimo, come hai detto te, il layout, l'impaginazione, la scelta delle immagini, che per il mercato della DMS Guild sono estremamente importanti, tanto quanto quello che scrivi. Benissimo. Cioè, il successo di un prodotto sulla DMS Guild non passa solo dalla idea figa o da quanto sei bravo col design, eccetera, ma c'è necessariamente anche la componente grafica. Il fatto che noi, quindi, Marco utilizza dei suoi programmi che sono comunque reperibili tranquillamente sul web per l'impaginazione e layout, che ti danno l'impressione che tu stai sfogliando digitalmente un manuale ufficiale. Non ti nego che a volte qualcuno ci ha chiesto, quando facevamo un po' di promotion sempre sui social, ci ha chiesto: ma è un manuale ufficiale? Quindi già solo il fatto che ti sei posto questa domanda era... noi l'abbiamo sempre visto come un programma. Sulla DMS Guild, chiedevi cos'è la DMS sì. Guild. Allora, la DMS Guild... Ti faccio la domanda in modo tale che partiamo dalla domanda, no? Appunto, la DMS Guild, cos'è che, quando hai cominciato anche tu a, diciamo, lavorarci in maniera un po' più professionale, insomma, anche che risultati ci hai dato, è come funziona per uno che volesse cominciare? Certo, benissimo. Allora, la DMS Guild è una sottopiattaforma della grande piattaforma di DriveThruRPG, quindi la piattaforma dove tu puoi trovare tantissimi materiale, sia ufficiale sia third party, fatto con le licenze open di tutta una serie di giochi di ruolo, non ultimo compreso anche il gioco di ruolo più famoso del mondo. La DMS Guild è un suo sottoinsieme, nel senso che se tu carichi un documento sulla DMS Guild, è caricato in automatico anche su DriveThru, ok? Quindi puoi acquistarlo sia entrando dalla DMS Guild sia entrando su DriveThru. Il vantaggio è che questo è una sottopiattaforma presidiata dalla Wizard, che ti permette, contrariamente a quando carichi su DriveThru, di utilizzare tutti l'intellectual property di Wizard of the Coast. Quindi è praticamente come se fosse ufficiale, cioè io posso utilizzare quelle che sono personaggi registrati, assolutamente. Perfetto, non soltanto gli elfi, nani, cioè tutto quello che effettivamente è il libro, perché ricordiamo... Dimmi. Proprio così, puoi utilizzare tutto l'IP
della Wizard, tutto l'IP che la Wizard ti permette, nello specifico ti permette di usare l'IP dei documenti, dei manuali, diciamo, generici, quindi Player's Handbook, Guida del DM, Manuale dei Mostri, ma anche l'Axanatar, Tasha, Mordenkainen, Volo, eccetera. In più ti permette anche di utilizzare le IP di 5 delle 6 ambientazioni attualmente pubblicate per quinta edizione, quindi ti permette di utilizzare tutte le IP dei Forgotten Realms. Per dirti, in uno dei nostri volumi abbiamo citato Volo e abbiamo citato Elminster, c'è proprio scritto il nome Elminster. Ti permette di utilizzare quello di Ravenloft, ti permette di utilizzare Eberron, ti permette di utilizzare Theros, Ravnica e adesso Strixhaven. Di tutte le ambientazioni che ha pubblicato la Wizard in quinta edizione, ti manca soltanto Exandria, quella di Matthew Mercer, quella di Critical Role. Quella non puoi utilizzarla, non puoi ne utilizzare Greyhawk, non puoi utilizzare Dragonlance. Personalmente ritengo che l'anno prossimo Dragonlance sarà uno dei setting che mettono e che quindi si potrà fare qualcosa, ma a oggi non puoi utilizzarlo. Quindi dov'è il vantaggio? L'hai già praticamente detto tu, Valentino, è che utilizzi del materiale in cui, facendo dei riferimenti espliciti a cose che si sono già, diventa più facile per un acquirente utilizzato. Quello che trovo interessante, scusa, certo, per sempre vado a blocchi, no? È che qui effettivamente c'è un'ufficialità. Ora, magari non sono avvezzi, non è avvezzo chi ci sta guardando, però normalmente quando si fa un gioco di ruolo quinta edizione è possibile farlo perché è stata rilasciata dalla Wizard una parte di quello che è il grande regolamento in maniera pubblica, quindi sostanzialmente uno può effettivamente utilizzare un testo che è reperibile online, poi mettiamo magari il link in descrizione, dove io posso, senza rischiare di violare nessun IP, andare a sviluppare qualcosa come è stato magari Brancalonia o Inferno o Night, per esempio, cui ho lavorato. Invece sulla DMS Guild ho la possibilità di utilizzare personaggi, invece sono proprio proprietà assoluta di D&D e quindi della Wizard. E una cosa che trovo interessante è questo, che da un lato è per tutti, cioè accessibile anche a indipendenti che magari non sono game designer, poi ovviamente quello che fa la differenza è la qualità. E da lì volevo arrivare al discorso della qualità, che in qualche modo paga il pubblico, no? Quindi perché io vedo che ci sono dei bei bollini sulle copertine, Platinum Seller, sì, Copper Seller, sì, sì. Quindi cosa sì, significa? Nel senso, che tipo di mercato c'è? Quante persone ci sono su questo DMS Guild, su Drive-Thru, DMS Guild, e che effettivamente acquistano i prodotti di autori indipendenti? Non bastano i manuali? No, secondo me no. Hai sempre bisogno di cose nuove. Hai sempre bisogno di cose nuove, e d'altronde tu guarda quante cose vengono prodotte anche da terze parti, anche dalla Wizard, eccetera, quindi c'è sempre bisogno di cose nuove. Personalmente io ti dico, vabbè, io ormai 43 anni, gioco tantissimo, come dicevamo all'inizio, la risorsa per me fondamentale è il tempo. Quindi certo, io non ho tempo di fare... D&D è un gioco che prevede una almeno media preparazione da parte di un master, non è indispensabile, ma è raccomandata una discreta preparazione. Io non ho più il tempo di fare quelle cose, non ho più 14, 15, 18, 20 anni per fare quelle cose, quindi io non ho problemi a pagare qualcosa, a comprarmi qualcosa, anche che costi 10, 20, 30, 40 dollari, adesso sto sparando cifroni incredibili, ma se mi permettono di risparmiarmi ore, 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 ore di tempo e mi basta semplicemente leggere ed eventualmente modificare leggermente quello che c'è scritto, io lo trovo un risparmio della mia risorsa principale notevole. Quindi ci sono persone che comprano, non so darti un numero del fenomeno. Quello che ti posso dire è che il grosso delle persone che comprano sono di madrelingua inglese. Quindi a oggi il fenomeno è prettamente del mercato americano. Quindi il primo consiglio che possiamo dare a chi ci ascolta, Valentino, è inevitabilmente di scrivere, di pubblicare i materiali in inglese. Altra cosa che ti chiedo adesso,
che si colloca. Ok, perfetto, il fatto che c'è una maggior parte del pubblico inglese, quindi in italiano, no, che sembra strano, essendo che nasce in italiano, no? Quindi come mai non caricare magari l'11 anche direttamente l'italiano? Questo è interessante come consiglio iniziale. Ora, io vedo però che comunque questi bollini ci danno un'idea anche della percezione delle vendite Sì. che hai avuto, perché un Allora. platinum seller comunque ci dà un'idea che ci sono state più di qualche centinaio di acquirenti. Soprattutto mi ricollego al discorso di prima perché noto che sono approfondimenti in larga parte i titoli che ci hai suggerito. Quindi quello dei koboldi, quello relativo a magie e incantesimi, qua ne abbiamo un altro ancora dove parliamo dei Warlock, tra l'altro uno dei miei preferiti in assoluto, ci ho giocato per anni con un Warlock, che moriva spessissimo, tra l'altro, però era potentissimo. Ora, qual è l'interesse secondo te? Uno, parliamo anche del pubblico e quanti effettivamente hanno necessità di questi approfondimenti, che nella tua esperienza che risultati hai avuto? E poi effettivamente quanto sono preziosi, quanto poi aggiungono rispetto a quello che c'è nei manuali classici? Certo. Allora, prima cosa, di qua invece su quest'altra cosa ci sono dei numeri. Ci sono dei numeri ufficiali che pubblica la DMS Guild e ti dice che la DMS Guild più o meno sono 6 anni che esiste, più o meno, mal contati, e sono stati ad oggi pubblicati 27.000 volumi sulla DMS Guild. Wow. 27.000 volumi, compresi anche quelli che lei mette come ufficiali. Ad esempio sulla DMS Guild tu non solo puoi acquistare robe third party, ma se scrolli un attimino la schermata e vai in basso, farai vedere che ci sono anche le possibilità, vai, 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 vai pure giù senza paura, ancora, ancora più giù, ancora più giù, ancora più giù, troverai che ci sono anche i documenti ufficiali. Quindi Sì, ad vecchi esempio i titoli moduli classici. delle edizioni precedenti, tu li puoi comprare. Ecco, nei 27.000 ci sono anche questi. La stessa DMS Guild ti dice, c'è una sezione proprio che ti parla dei badge, degli achievement che puoi raggiungere. La stessa sezione ti dice che circa il 62% di questi moduli non raggiungono 51 vendite. Quindi tu hai mal contati 6 moduli su 10 che vengono caricati che non si fila nessuno, perché non vendono neanche 51 copie. Il copper badge che tu hai visto sul coboldo significa che ha venduto almeno 51. Se invece vogliamo andare a vendere quelli che hanno venduto almeno 1.000 copie, quindi che hanno il platinum bestseller sono 1.001 copie e meno del 4% di questi volumi ha raggiunto le 1.000 copie vendute. Complimenti, Quindi allora. ti ringrazio. Giusto per darti un numero, adesso un momento di autopromozione, plin plon, su 11 volumi che abbiamo pubblicato fino adesso, 5 hanno raggiunto almeno 1.001 copie vendute, il Beh, che ci questo permettono. per degli autori italiani è un po' un record. Mi dicevi che siete i più venduti sulla DMS In Guild. Italia, come persone italiane che pubblicano sulla DMS Guild, assolutamente. Ci viene da dire quasi anche come europee, siamo sicuramente tra i migliori. Nel mondo americano, ci sono sicuramente degli autori indipendenti che fanno numeri migliori di noi, però ce ne so, probabilmente se ci guardiamo indietro sono più quelli che abbiamo indietro che quelli che abbiamo invece davanti come classifica, e che quindi ci fa stare belli, tranquilli e anche soddisfatti di quello che abbiamo fatto e speranzosi per quello che vorremmo fare dopo. Passiamo alla La fase cosa che creativa, prima vai. di... Questa è una cosa che interessava anche il pubblico di giochi. Come sai, volevamo mantenere uno stile Certo, pillola abbastanza veloce, quindi anzi ci hai detto certo, certo. molto sulla DMS Guild ed è molto utile. Volevamo capire, anzi ti era stato proprio chiesto, cosa ti ispira nel gruppo autore di giochi, cosa ti ispira nel progettare le avventure e qual è il tuo metodo di lavoro. Quindi questa è una parte interessante riguardo un po' l'aspetto creativo, no? Quindi da dove parte? Allora, assolutamente sì. Creativo, due filoni. Primo filone, se devo pubblicare sulla DMS Guild, è sempre bene cercare di incrociare le cose ufficiali che stanno uscendo. Ad esempio, quando è uscito il manuale di Candlekeep, che c'erano delle piccole avventure legate ai libri, noi abbiamo fatto un volume che ti andava a dare delle specifiche maggiori sui libri che puoi trovare a Candlekeep o in giro, e tutta una serie di meccaniche che, leggendo questi libri, che vantaggi, che cose di meccaniche potevi fare. Quindi un qualcosa che uno prende Candlekeep, voglio qualcosa in più, cioè se
mi chiede come è fatto un libro, ma se io prendo questo libro poi e so tutto della storia degli elfi, meccanicamente quando devo parlare con degli elfi o qualcosa, ho dei vantaggi. Ecco, il libro ufficiale non ti dice queste cose, il libro fatto da noi ti dà anche questa aggiunta. Quindi prima cosa è cercare di incrociare quello che esce ufficialmente per dare qualcosa in più già all'utente rispetto a quello che lui compra con la Wizard. La seconda cosa, poi a volte sono semplicemente cose creative che ti vengono in mente, parlo, come ti dicevo, passo diverse ore al giorno a parlare, a giocare, a parlare con altre persone, giochi di ruolo, e ci sono delle idee che ti vengono, questa è un'idea figa, e allora cominciamo a farla. Quindi l'idea viene fuori in queste due maniere. Come si sviluppa? Allora, io ho la fortuna, barra sfortuna, che come vero lavoro scrivo documenti e presentazioni che possono andare indifferentemente a o amministratori delegati di aziende che fatturano una decina di miliardi di euro all'anno o documenti che verranno letti da decine di migliaia di persone. Quindi la mia fortuna è nella mia forma mentis, so come strutturare un documento, che sia un Word, un PowerPoint, eccetera. Questo ce l'ho perché lo faccio da più di 15 anni come lavoro. Quindi avere chiara in mente, la prima cosa è avere chiara in mente la struttura di quello che devi, devi dire e presentare. Poi una cosa che faccio e che si ricollega a quel discorso che dicevamo di una persona quando prende un volume della DMS Guild dovrebbe avere la sensazione di stare prendendo nient'altro che un add-on di un volume ufficiale, di tenere non soltanto il layout, ma anche l'impostazione e il wording dei manuali ufficiali. Ad esempio, se in un'avventura prendo, ormai in quasi tutte le avventure, c'è un flowchart dei vari capitoli che ti dicono questo è il primo che devi fare, poi se succede A vai all'altro capitolo, se succede B vai all'altro capitolo, se succede C vai all'altro, e ci sono questi flowchart nelle avventure ufficiali, metticelo anche tu. Se certo. Lei ti mette in appendice gli oggetti magici, te li metti anche tu in appendice gli oggetti magici. Se lei dice, se i designer ufficiali, voglio dire Christopher Perkins, Jeremy Crawford, dicono che i personaggi non giocanti vanno presentati almeno all'inizio, prima dell'inizio dell'avventura, ti vanno presentati tutti, glieli metti all'inizio, non glieli metti alla fine. Questo ha il vantaggio, quindi utilizza, un consiglio che do è utilizzate tranquillamente come guida i manuali ufficiali, oppure compratevi un manuale che ha venduto tantissimo, un'avventura che ha venduto tantissimo sulla DMS Guild e seguite lo stesso schema. Facendo così vi aiuta, soprattutto quando siete all'inizio. Cioè, la prima avventura proprio che ho scritto, non per, in questo caso non per la DMS Guild, ma l'ho scritto per un altro progetto, ho proprio preso un'avventura che a me piaceva tantissimo sulla DMS Guild di un australiano, che è bellissima secondo me, cioè siamo a livelli quasi di avventure veramente ufficiali, voglio dire, e ho seguito gli stessi passaggi che ha seguito lui. Poi ovviamente l'avventura era completamente diversa, però lo schema, utilizzate quello, cioè c'è già qualcuno più bravo di voi che l'ha fatto, quindi state copiare non è sbagliato, insomma, anzi, no, ma non è che stai copiando è se ti scrivo la stessa cosa, ma qui se prendo semplicemente la struttura, voglio dire, mi sembra di fare una cosa corretta, soprattutto se sarei come guida. Poi dopo, se è arrivato dopo anni, hai preso dimestichezza eccetera, ritieni di poter fare delle modifiche, fai, ma almeno ti sei creato un substrato di conoscenze, di abilità tecniche da cui poi puoi rielaborare. Se parti da zero, prendi già qualcosa che sta facendo bene qualcun altro. Ci colleghiamo ora alla domanda successiva, perché questo diventa interessante. Chiaramente non si fa tutto da solo. Tu stesso hai detto che lavori in collaborazione strettissima con Marco Bertini, che si occupa anche del layout, della grafica. Ma oggi, anche nella tua esperienza di gioco associato, quindi non solo, quindi c'è chi crea l'avventura, chi la impagina, chi illustra, perché abbiamo visto che le illustrazioni sono notevoli, o ancora chi fa giocare, ma effettivamente
Oggi è possibile lavorare nel gioco di ruolo? Quali sono i ruoli effettivamente oggi magari più richiesti nella tua esperienza? Perché ti sono state commissionate anche degli incarichi, magari non per scrivere solo avventure, quindi ci sono anche altre cose che vengono richieste, ad esempio appunto il regolamento. Cosa ci dici nella tua esperienza? Allora, la mia esperienza mi dice che allora, vivere solo di gioco di ruolo o solo di un aspetto del gioco di ruolo a oggi lo ritengo estremamente difficile. Estremamente difficile per tutta una serie di motivi che chi ci ascolta, Valentino, secondo me li sa già, quindi non abbiamo Certo. bisogno di andare a ripeterli. Sicuramente è utile, quelle cose che sono secondo me più richieste, quello che ho visto, parlo per la mia limitata esperienza personale, è chi fa crunch, è chi fa meccaniche, è chi sviluppa nuove cose, ma da un punto di vista di meccanica. Perché? Perché non è semplice, perché è più facile sicuramente scrivere un testo che ti descrive come sono gli elfi nel mondo di Pippo, ma dare qualcosa che meccanicamente sia diverso agli elfi di Pippo, non è che ricrei meccanicamente le cose che tu hai scritto come lore degli elfi di Pippo, diventa più difficile. Quindi a oggi io vedrei sicuramente quella figura. Ha senso quindi, secondo me, andare a sviluppare quella figura in più ambiti, quindi pubblicando delle cose in autonomia sulla DMS Guild o su Drive-Thru se si vuole usare delle cose proprie e non quelle, diciamo, iconiche ufficiali della DMS Guild, facendosi notare, sfruttando collaborazioni con più case editrici, sia nazionali che internazionali. Quindi ribadisco la fondamentale importanza dell'inglese. Tu prima giustamente faccio un passo indietro, dicevi, ma mettete soltanto l'inglese perché fate in italiano e traducete in inglese? No, noi scriviamo direttamente in inglese, quindi non Benissimo. abbiamo il passaggio. Quindi sono stato anche personalmente accusato. Ma perché scrivi solo in inglese e non in italiano? Io direi apprezzate lo sforzo di qualcuno che si costringe a scrivere in una lingua che non è la propria madrelingua. Cioè, adesso mi No, viene è da chiaro, battuta anzi, per Samuel Beckett aggiungere che mi ha poi un dato un Nobel pubblico. per raggiungere un pubblico più ampio e fare così. Facendo così, secondo me, non dico che puoi vivere solo di ruolo, perché no, non ce la fai, ma puoi comunque costruirti delle entrate extra aggiuntive rispetto a quello che è la tua normale entrata. Vivere solo di quello a oggi la vedo veramente difficile. Io Abbiamo credo che non qualche si pensino più. conoscenza magari in comune di Sì, realtà, non ma solo editoriali, di autori, ma chiaramente ci si arriva, si si contano conteranno sulle sulle dita dita di una di due mano. mani, dai. No, Dai. no, ma Quindi effettivamente sono ne conosciamo, a pochissimi. me viene in mente qualche autore che magari campa non solo però di gioco di ruolo, ma anche di scrittura. Ecco, di scrittura mi viene più Eh facile sì, direi in generale, magari devi solo riuscire, però come vedi è un mix di cose di che devi compagni. fare. Riuscire a specializzarsi soltanto su una cosa diventa più difficile. A oggi devi avere un ventaglio di capacità, quindi per fare designer, magari scrivere, sei bravo anche a disegnare, quindi fai anche qualche disegno, fai il DM a pagamento, fai le cose così, allora forse, sommi tutto questo, riesci a pagarti le bollette, a mettere magari 1 euro da parte al mese. Però parliamo di situazioni limite. È una cosa a cui, ad esempio, anche con Marco abbiamo parlato, Marco Bertini, ne parliamo spesso. Io dico, oggi noi usciamo con 4-5 volumi all'anno, come Sign of the Dragon, ne abbiamo fatti 5 nel 2020, 4 nel 21, ne abbiamo già pronti praticamente 3 barra forse 4 per il 2022. Questo è quello che riusciamo a fare. Poi ognuno di noi due fa anche altre, come dicevamo, Certo. collaborazioni. È quello che riusciamo a fare. A oggi, onestamente, vedo più difficile riuscire a fare
farlo personalmente molto di più di quello che sto facendo. Mi collego a un'ultima domanda, che così andiamo poi in chiusura. La quinta edizione è da tanti amata, da tanti invece proprio condannata, c'è chi la odia, però effettivamente abbiamo visto che è forse oggi il sistema più diffuso, soprattutto tra i più giovani che si approcciano al gioco di ruolo. Quindi quanto oggi la quinta edizione è così pervasiva e come fa ancora a mantenere questa sua importanza nel gioco di ruolo e soprattutto quanto poi influenza la carriera di un professionista? Dal tuo punto di vista, che ci lavori chiaramente, quindi magari sei un po' di parte, certo, però ha senso dirci oggi il gioco di ruolo senza quinta è o quanto è necessaria la quinta è? È possibile senza quinta è? Oppure in qualche modo la quinta edizione condiziona tutti i game designer ed è comunque influente in maniera ineluttabile, ecco. Ma allora, io faccio parte di quelli che non sono critici nei confronti della quinta edizione di D&D in generale. Partiamo da questo. Io la battuta che faccio è che spesso e volentieri parafraso Oscar Wilde, che nella fa un'introduzione, una serie di frasi nell'introduzione del ritratto di Dorian Gray, te la parafraso che è l'avversione di molti verso la quinta edizione o D&D in generale come la rabbia di Calibano che vede il proprio volto riflesso allo specchio. Quindi partiamo da questo. Come seconda cosa ti devo dire, cioè D&D, ti faccio un esempio. Io lavoro per una multinazionale che fa girare miliardi all'anno. Ovviamente per molti anni ho tenuto quasi nascosto quello che fai, perché è una roba da nerd e viene vista, ovviamente, mi autocondizionavo, viene visto in maniera così, magari, stigmatizzante. Male, perché questo che è un bambino che gioca con i simpatini, sì, che fa le cose, eccetera. Cioè, per dirti, una volta stavo guardando in pausa delle carte di Magic, perché ho giocato per molti anni, anche a Magic, e apparve un dirigente dietro che mi disse: guarda, queste le carte di Yu-Gi-Oh! Le compro anch'io per mio figlio. E io gli ho detto: sì, la stessa. Non ho avuto il coraggio di dire: no, guarda, sono io che le sto comprando e vendendo. Ma per me non ebbi il coraggio, avevo 31-32 anni. E l'altro giorno, qualche settimana fa, c'era una dirigente, sto parlando con una collega, e viene fuori un acronimo che è molto simile a D&D, in realtà era D&O, e lei dice: ah, D&O, come D&D, sembra quasi Dungeons and Dragons. E io mi sono girato e ho detto: scusa, come fai a conoscere Dungeons and Dragons? Parliamo di una signora dirigente, stipendio a 5 zeri, se non 6, 48 anni, eccetera. Quindi tutto che non il profilo del giocatore medio di gioco di ruolo. E mi ha detto: io ho giocato qualche volta a Dungeons and Dragons, mi è piaciuto, però attualmente non sto giocando. Ma tu lo conosci? A quel punto, vabbè, 10 minuti dopo mi fa: cavolo, complimenti, non l'avrei mai detto, cose del genere, eccetera. Quindi per dirti, ecco, Dungeons and Dragons lo conosce, questo che, se lo andiamo a vedere da un punto di vista di profilo di marketing, non è il quasi nessuno di noi penserebbe una persona del genere può giocare a giochi di ruolo. Quindi è un gioco che, per tutta una serie di motivi che non sta a me neanche indagare, ormai è quasi diventato mainstream. È quasi diventato mainstream. Ha sicuramente, secondo me, dato, almeno in America, tantissimo spinta agli streamer, non ultimo, anzi primissimo ovviamente Critical Role. Ma io mi ricordo quando sono andato a Modena Play quest'anno a settembre, la fila di persone che c'erano per andare a incontrare i ragazzi di Telltale, per Beh, intenderci. è C'era vero. una no, non ho visto quella fila da nessun'altra parte a Modena Play. Quindi sicuramente l'essersi riusciti ad appropriare di proprio spazio nei media, soprattutto tra i giovanissimi, quindi cioè mio figlio guarda Twitch, non guarda Facebook, non guarda neanche Instagram, guarda Twitch, mio figlio che ha quasi 14 anni, tra l'altro. E quello, secondo me, ha dato un'ulteriore spinta. Non lo Io ritengo un gioco fantascientifico,
facilissimo. Io notavo, scusa se ti interrompo, ma giusto per collocarmi, nel senso che ultimamente vedevo che c'è da parte di D&D il tentativo anche di rendere molto più mainstream da un punto di vista anche di spettacolo, no? D&D quando coinvolge Jack Black nell'ultima adesso... Promised Odyssey, quindi in qualche modo c'è un tentativo anche di collegare le figure dello spettacolo poi a quello che è un passatempo che è diventato veramente trasversale, intergenerazionale, no? E quindi ci sta. E non ultimo, come dicevamo, le stragrande maggioranze dei prodotti che escono, per carità, ci sono delle novità anche molto belle, penso, e che vanno a esplorare delle zone del gioco di ruolo che prima non erano esplorate, penso ad esempio a Not the End, per fare un esempio, però inevitabilmente ci sta che se invece prendiamo altre realtà molto forti che hanno avuto successo, no, in questi ultimi 2-3 anni, comunque sotto il motore è quello di D&D, della licenza aperta di D&D quinta edizione. Perché alla fine inevitabilmente richiama, non ci sono cavoli. Può piacere, può non piacere, io non ho nessun problema, a me piace. Probabilmente se non ti piace devi fare due scelte. O fai qualcosa di clamorosamente innovativo, che quindi rompe gli schemi, penso a Not the End, oppure devi fare qualcosa che sai già che sarà necessariamente di nicchia, ma non te la devi prendere se non te lo vengono a comprare o a giocare. Cioè, lo devi già dare per assodare. Nel momento invece vuoi fare qualcosa un attimino più forte in termini di vendite, di ricavi, eccetera, oggi necessariamente, secondo me, devi passare da D&D. Certo, anzi, soprattutto se parliamo di un azienda che ha vinto il primo gioco di ruolo dell'anno, quindi un titolo che in qualche modo si è imposto. Andiamo in chiusura, ti chiedo progetto futuro, progetti futuri, il prossimo che esce, così poi sappiamo dove indirizzare eventualmente il nostro pubblico. Allora, progetti per il futuro, attualmente sto facendo sia delle cose come Sign of the Dragon, che usciranno, probabilmente il primo uscirà, come detto ce ne abbiamo tre, forse già quattro in canna, il primo uscirà tra fine gennaio-febbraio. Ancora non possiamo rivelare quello che sarà il contenuto, però quello che ci piace di questo è che sarà, così come un altro che hai fatto vedere, che è Realm Events, di fatto è un non solo setting neutral ma anche system neutral, cioè voglio dire, lo puoi usare anche, è vero, è sulla DMS Guild al marchio quinta edizione, ma tu lo puoi usare anche banalmente se stai giocando a Martelli da Guerra, per intenderci, o a un altro gioco di ruolo fantasy. Questo avrà la stessa impostazione che a me piace. A me piace perché è comunque ampli necessariamente la platea di persone cui può essere interessato. In più, personalmente, sto lavorando a due avventure, una l'ho finita, l'altra la sto per finire, per altri due progetti e che vedranno la luce nei prossimi mesi. Benissimo, allora io ti ringrazio per essere stato con noi, Marco, e ti faccio i migliori auguri per l'anno prossimo, anzi dopo aver registrato questa esperienza, questa intervista proprio prima dell'anno nuovo, quindi anzi bocca al lupo per tutto il 2022 e alla prossima. A te Valentino, grazie, auguri e grazie dello spazio concesso. Ciao. Ciao.